campo in subinfiltrazione, Rosà, Vicenza. Il sito dimostrativo, costituito da un campo agricolo di forma rettangolare allungata, ospita un impianto di subinfiltrazione costituito da un sistema di drenaggi inversi disposti sotto la parte agronomica del terreno, attraverso i quali avviene l'infiltrazione subsuperficiale dell'acqua. L'area di intervento si trova all'interno dei confini comunali di Rosà, Vicenza. Dal punto di vista urbanistico, l'area è classificata come zona a prevalente destinazione agricola. L'impianto di subinfiltrazione è costituito da due trincee, trincee di posa, a sezione trapezoidale, avente profondità di circa 90 cm e larghezza alla base di circa 50 cm. All'interno di ogni trincea è collocata una condotta disperdente con pendenza compresa tra lo 0,2% e lo 0,5% in elementi tubolari in PVC da 250 mm di diametro microfessurato per uno sviluppo di circa 200 metri di lunghezza ciascuna, totale 400 metri di linee di subinfiltrazione. Interrotte da pozzetti di ispezione posti a distanza di circa 25 metri su ogni linea, da dove dipartono dei tubi disperdenti microfessurati in PVC da 160 mm della lunghezza di 9 metri ciascuno. Le condotte di infiltrazione si posano su un materasso di 30 cm di spessore, costituito da pietrisco di dimensioni 3-6 cm, vagliato e disposto accuratamente nello scavo per strati. Al di sopra del pietrisco, le trincee sono ricolmate con il terreno proveniente dallo scavo. L'impianto è stato dimensionato per infiltrare efficacemente una portata di 20 litri secondo su una superficie disperdente di circa 20 metri quadri. Il prelievo dell'acqua necessario per l'attività di infiltrazione è garantito dalla rete irrigua consortile esistente, Roggia Brolla, che scorre a circa 100 metri a ovest dall'appezzamento. L'esercizio dell'impianto non richiede conduzione. Viene effettuato di tanto in tanto un controllo per verificare che non vi sia intasamento del pietrisco e del terreno circostante e che non si manifestino impaludamenti superficiali. Questo sistema permette di poter sfruttare terreni in posizioni ottimali per la ricarica artificiale della falda, mantenendo allo stesso tempo inalterata la superficie, quindi con la possibilità di continuare a svolgere anche durante il periodo di ricarica l'attività già esistente di coltivazione del fondo agricolo.